Sarebbe stato individuato l'uomo che sabato pomeriggio ha seminato il terrore alla Croce d'Oro di Prato, spaccando ambulanze e mezzi dei servizi sociali e minacciando i volontari presenti. Secondo le indagini della squadra mobile di Prato, potrebbe trattarsi di un giovane di Prato, 25 anni, con problemi psichici, che proprio sabato si era allontanato da casa per tutta la giornata. La madre si è rivolta ai carabinieri per segnalare la sua prolungata assenza. In tarda serata è rientrato a casa volontariamente. Al momento non sono stati presi provvedimenti a suo carico. Gli indizi raccolti dalla mobile portano a lui, ma devono essere svolti altri accertamenti per avere un quadro probatorio più certo. Ad esempio il riconoscimento da parte dei testimoni. La persona individuata è un italiano e non quindi un uomo dell'Europa dell'Est, come indicato dal personale della Croce d'Oro che ha assistito alla terribile scena. Inoltre, se fosse confermato che l'uomo individuato dalla polizia è colpevole di quanto commesso sabato pomeriggio, non sarebbe la stessa persona che venerdì ha mandato in mille pezzi i finestrini di un mezzo per i servizi sociali parcheggiato fuori dalla sede. Il perché abbia devastato il parco macchine della Croce d'Oro non ha risposta. Secondo il dirigente della mobile, Francesco Nannucci, l'uomo ha problemi psichici per cui avrebbe potuto prendere di mira qualsiasi obiettivo. Una precisazione ulteriore: secondo la polizia, chi ha devastato il parco macchine dell'associazione di volontariato era armato di bastone e non di mannaia, come invece raccontato dai volontari minacciati. Oggi intanto la Croce d'Oro cerca di tornare alla normalità utilizzando i mezzi che si sono salvati dalla furia cieca dell'uomo. I problemi maggiori riguardano le vetture attrezzate per le sedie a rotelle, che sono tutte inutilizzabili, e nella settimana di Ferragosto non sarà facile sostituire i vetri dei finestrini distrutti.